Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi il buongiorno ve lo do direttamente dal nostro resort, ovvero dall'Evana, che siamo appena appena arrivati e guardate già che carino l'ingresso. Siamo appena arrivati a Levana e questo è il cocktail di benvenuto. Guardate che figata, praticamente in un cocco. Allora, il cocco fresco in Purum, in realtà, nella lingua. Ciao Maldive! Abbiamo veramente messo i piedi dentro, quindi siamo ufficialmente alle Maldive. E qua ci sono tutti gli abitanti locali che stanno giocando. Cosa? Guardali però come si divertono. Entrati nella nostra camera qui alle Maldive, guardate che meraviglia. Questo letto, tutte le varie decorazioni maldiviane. Qua uno specchio, il pistarino. Qua c'è questo mobile con il frigo bar, che carino. Qui c'è un armadio. E adesso andiamo a vedere il bagno, che è un monolocale, solo il bagno. Qua c'è la doccia. Wow, la doccia vista. La doccia direttamente sulla spiaggettina. Che figata. Qua c'è il lavandino. E vi faccio vedere la chicca che abbiamo. Le camere comunicanti. Se vogliamo. Guardate questo letto quanto è gigante. Questo sarà tipo quattro piazze. Olè! Hanno anche loro questa scrivania con il frigobar, l'armadio e il loro bagno, sempre con la doccia gigante e la doccia vista. Che figata. Direi che passeremo dei bei giorni qua. Oh, guarda anche che belli. Bellissima questa composizione di quadri. Bella. Qua uno specchio. E bye bye. Ciao. Ecco il nostro primo pranzo maldiviano. Qua mangeremo tutto a base di pesce. E questo è il nostro tavolo. Questi sono i cocktail. Ovviamente manca il rum, E vabbè, ce lo facciamo andare bene anche senza alcol. E questo è il baretto Speriamo che ci sia. dell'isola. Abbiamo iniziato il giro dell'isola dei pescatori dove noi staremo a vivere, anche se poi in realtà ogni giorno, aspetta che c'è il sole, faremo delle escursioni diverse, però noi come base la nostra casa per questi 8 giorni sarà su questa isola. E adesso vi faccio fare un po' un tour insieme a noi, anche per noi è la prima volta. Questo invece è l'ospedale dell'isola, diciamo il punto di salute, lo chiamano qua. E questo è il, diciamo, comune e tribunale.
insieme di isole, quindi tutte queste isole insieme fanno un atolle, noi siamo l'atollo di Babu. Babu, Babu, oppure Felipe. Un costume seriario maschio, magari arriva un po'. È la capitale della. Guardate qua. Quanti cocchi che sono stati raccolti, loro il cocco lo usano tantissimo. Ciao! E guardate come vasi, che cosa hanno usato, hanno riciclato praticamente la plastica e hanno fatto i vasetti della loro casa. Ciao! Questo è un negozietto. Esatto, si entra a piedi nudi. Qui quasi tutti i mezzi sono elettrici. Qua c'è la fine dell'isola. Questo è il loro social center, dove i bambini vengono qua a giocare. Adesso stanno giocando a volano. Qui siamo fuori dal terzo bar maldiviano. Guardate che bello. E qui ci sono tra l'altro tutte la pagina per seguirli su Instagram, gli hashtag e tutto scritto in italiano. Che meraviglia. Adesso ci stiamo avvicinando verso la scuola. Ecco qua la scuola. Questa è la polizia. No, c'è 2-3 persone per controllo l'isola. Succede qualche emergenza, tutti loro. Loro controllano. Ok. Non succede niente. No. Siete tutti bravissimi. E adesso ci godiamo il tramonto con un tè. Effettivamente è l'ora del tè. Che pace. Sbarcati in paradiso. Siamo su un'isola deserta e adesso inizieremo con lo snorkeling. Ora vi faccio vedere bene. Guardate, cioè, guardate che posti meravigliosi esistono al mondo. Queste sono le Maldive. Che meraviglia!
Emily, benvenuti in paradiso. Ti piace il paradiso? Sì, dai, possiamo accontentarci. Adesso ci prepariamo con tutta l'attrezzatura da snorkeling e iniziamo a vedere un po' che cosa c'è in questo mare. Ma la vera rivelazione della vacanza non è questo mare bellissimo e meraviglioso, ma è l'Elisa che sta per mangiare il cocco. Attenzione, dopo anni in cui ha schifato tutto ciò che aveva dentro il cocco. Con anche un po' di sale, guarda. Sì, sale. 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 Sale e... un applauso! Brava! Snorkeling e esserci riposati, guardate dove ci hanno preparato il pranzo i ragazzi dell'Evana. Mamma, ma che meraviglia! Cioè, veramente un sogno mangiare con questo sfondo e questa vista. Cioè, veramente uno spettacolo. Adesso andiamo all'avanscoperta scoperta di quest'isola deserta. Cioè, in realtà cammineremo nel perimetro sulla sabbia, però guardate che posto.